Sono le 14:30 circa a Roma, sotto la più grande nevicata che si ricordi dal 1985. La neve che sta cadendo è già circa 3-4 centimetri nel giro dell'ultima ora e naturalmente sono qui sulla terrazza di Libero, sotto la nevicata, il traffico è impazzito e cominciano i primi incidenti. Roma, come si saprà, non è una città attrezzata per la neve, non ci sono spartineve in giro, il traffico è stato colto di sorpresa nonostante numerosi avvisi, le macchine sono quasi tutte bloccate, non esistono gomme termiche come in molti paesi del nord, vediamo là anche un pullman che sghiglia sulla strada che è appena coperta dalla prima neve. Entro sera ce ne sarà molto di più, ma vedete le macchine parcheggiate sono già completamente coperte, anche nelle doppie file, dove ormai saranno costretti a rimanere. Questa è via Barberini, nel centro di Roma, ma con una rapida panoramica possiamo vedere che quasi tutto laggiù è via del Tritone, quasi tutto il centro è bloccato, le macchine non riescono a procedere sotto la nevicata. È una vera e propria bufera quella che si sta vedendo in questo momento, tira anche un certo vento e comincia a fare freddino.